problema è che siamo ancora, abbiamo detto ancora, questa cosa della legge ce l'abbiamo, eh? Per esempio il Vangelo di oggi capita proprio a proposito, no? Che parlava della peccatrice, la pigliamo, dice Gesù, chi non ha peccato scagli la prima pietra. E Gesù scrive, no? C'era scritto che scrive, tra l'altro era nel tempio, doveva scrivere sulla sabbia, ma scriveva sui sassi, col dito. E a me è venuto da pensare quel dito che scrive sui sassi, sono le leggi di Dio scritte, date a Mosè, che Dio ha scritto col dito. E tutti sono lì a guardare cosa scrive Gesù, ma di fatto Gesù non scriveva niente. Per cui attenzione, cadeva ancora su quella legge lì, ma non su chi ha scritto la legge. La cosa più importante era Gesù che scriveva, o Dio, perché Dio ha fatto questa legge, nessuno se ne fosse il problema. Di fatto nessuno ha riconosciuto Gesù, perché non ha riconosciuto nessuno Gesù, perché si guardavano questa cosa qua. L'unica che ha riconosciuto è stata l'adultera, che ha detto, nessuno Signore l'ha riconosciuto. Per cui da lì si percepisce che lei si sia pentita, no? Allora, io ieri sera al nostro evangelista ho detto, ma perché hai scritto questa frase? Dopo il Vangelo che si canta, sai? Perché hai scritto, se ti penti io non ti condanno. Io ho detto, non è corretto secondo me, perché Dio comunque non ci condanna a prescindere che noi ci pentiamo, non ci pentiamo, lui comunque ci perdona. Non è che è subordinato al fatto che noi ci siamo pentiti. Dio ci ama a prescindere. Non è che noi prima ci pentiamo e dopo Dio ci perdona. No, Dio ci perdona tutto. Perché e noi ci sentiamo, e dal fatto poi che Dio ci ha perdonato e che ci sentiamo amati, ecco, noi possiamo convertirci, cambiare la nostra vita, così come è cambiata quella di Paolo, secondo me, no? Questa illuminazione, come l'hai chiamata. Stamattina la predica del dono è molto fondamentale questa cosa. Dobbiamo capire e prendere sul serio questo impegno che Gesù non ci condanna, per cui questo impegno noi dobbiamo prendere seriamente. Perché altrimenti noi non possiamo pentirci, lo sbagliamo, che noi ci pentiamo, che noi non ci pentiamo, Dio comunque ci perdona. C'è comunque dentro di noi, dentro la Chiesa, dentro tutto, questo strascico della legge che viene sempre fuori questo strascico e non emerge mai, non muore, che secondo me è la cosa più importante. Noi purtroppo non ci sentiamo amati, perché se davvero ci sentissimo amati, non ci verrebbe automatico sentirsi anche illuminati. Perché se tu ti senti amato, comunque ti senti libero. Lasci via le cose poco importanti, le cose superflue, le lasci indietro. Davvero allora come mamma non si può arrivare a camminare perché Cristo sia la cosa più importante, il primo pensiero della nostra vita e dove si può contare tutto su di lui. Volevo solo dire questo, che proprio mi è venuto perché già ieri sera un appunto, stamattina un altro che non ho detto perché poi mi ha sgridato la vista e mi fa: ma tu l'hai capito il Vangelo? Ha detto va e non peccare più. E io ho detto va bene. Hai toccato diversi temi, evidentemente mi muovo anch'io in questa direzione, cerco di illuminare qualche sentiero, poi in fondo essendo giunti attraverso la riflessione su Filippesi al centro, ci vuole una vita per vivere tutto questo. Comunque, innanzitutto
il valore della legge. Allora, Paolo dedica soprattutto la lettera ai Galati e la lettera ai Romani a riprendere il tema della legge, che pure affiora nella lettera ai Filippesi, con un discorso molto ampio, con tanti argomenti, anche complessi da comprendere, insomma. Però fondamentalmente c'è questo, per un ebreo che non ha conosciuto Gesù Cristo nel senso profondo del verbo conoscere, quindi non semplicemente che sa che è esistito Gesù Cristo, ma per un ebreo che non ama Gesù Cristo, la legge è tutto. È quel sistema religioso di cui vi parlavo, su cui l'ebreo ortodosso scommette la vita e ha una sua plausibilità, come ho tentato di mettere in luce. Io vivo come Dio comanda. Ecco. Paolo non legge più la legge da ebreo. L'ha letta così, ha scommesso la vita prima sulla legge di Mosè così, ma quando parla della legge nei suoi scritti è ormai una lettura da cristiano, a tal punto che in Filippesi 3, come ho tentato di mostrarvi, fa questo tipo di ragionamento. Se la legge di Mosè incrina il primato dell'amore di Cristo nel mio cuore, la legge è spazzatura. La legge perché allora è stata donata da Dio? È stata donata da Dio, e qui pure Paolo ci arriva nella lettera ai Galati, pur così polemica, perché è un pedagogo che porta Gesù Cristo. Chi era il pedagogo? Così come dice la parola greca, pais, bambino, agein, condurre. Era il servo di fiducia che prendeva il figlio o i figli del padrone e li portava dal maestro. Quindi, la legge di Mosè è donata da Dio per prendere il popolo di Israele e prepararlo ad accogliere il Maestro, Gesù Cristo, a tal punto che una volta che giunge Gesù Cristo e che insegna la carità, bene, il pedagogo può andare a casa, ha finito il suo compito. La legge è pedagogica perché ti dice ciò che è bene, ciò che è male. Quindi la legge è un dono di Dio, aumenta la tua consapevolezza. Però dice Paolo, attento, perché la legge non ti dona lo Spirito Santo per attuarla, per osservarla. Ti rende consapevole se stai facendo bene, se stai facendo del male. Questo è buono, però senza l'aiuto dello Spirito Santo finisci per far peccato, e per di più sei consapevole di farlo. E quindi la situazione è peggiore. La legge deve portarti a Cristo, la legge deve portarti ad aprirti a Cristo che ti dona lo Spirito. A quel punto non solo sai cose bene e cose male, ma lo Spirito ti aiuta a fare ciò che è bene. Altro aspetto interessante della legge, e piano piano ci avviciniamo alla singolarità della rivelazione di Gesù Cristo, la legge è fondata sulla condizione. La legge di Mosè, come tutte le leggi, se fai così, allora, se non fai così, allora non. Vedete? La legge è fondata sulla condizione, ha una condizionatezza. È fondata ultimamente, potremmo dire, sul ricatto. Se vai a 70 all'ora e c'è il cartello 50, multa. Ecco, questa è un ricatto. E la legge implica sempre una quota di sofferenza, decisa a priori. Se rubi e ti prendo, tu vai in carcere per un tot di anni. La condizionatezza. Ed è pedagogica anche questa. A un bambino, lo sapete quanti avete avuto figli e nipoti, tante volte bisogna fare un tipo di ragionamento di questo. È così, no?
se mangi la pappa o quello che è, dopo andiamo a giocare. Dopo ti regalo, non so, la PlayStation, non lo so. Ecco, se allora. E questo aiuta a formare la coscienza filiale, chiaro, ma ha un problema serio, che è quello che è affiorato dal ragionamento di Paolo. Cioè, primo, ti spinge, la legge, se non stai attento, a fare le cose per merito, non per amore. Vedi Dio, tu mi hai detto di osservare il digiuno, ce ne sono non so quante feste, c'è la festa del Kippur, ci sono altre feste, io digiuno, dice il fariseo nella parabola di Luca, però io faccio ben di più, Tienine conto. Ecco, quel tienine conto non si ha neanche il coraggio di dirlo, ma appunto è dentro di noi. C'è da pagare la decima al tempio, che significa che su tutti i prodotti che vendo, un decimo devo darlo come offerta al tempio. Devo. Il fariseo della parabola dice: io pago la decima su tutto, tutto quello che possiedo, non solo quello che vendo, ma anche quello che acquisto. Non sia mai che chi me l'ha venduto non abbia pagato e il suo peccato si abbatta su di me. Pago tutto, anche ciò che non devo di più, ma dopo sono giusto. Sono in un giusto rapporto con Dio. E dopo l'orgoglio viene fuori, E l'orgoglio caria tutto. Fai delle cose bellissime, ma se le fai con questo atteggiamento del merito, l'orgoglio te le caria dall'interno. Non solo, ma è il peggio, quando la legge dice se allora, implica anche dei castighi. Appunto, la legge giocata sul ricatto, tra virgolette, implica delle minacce che usiamo anche con i nostri bambini, i nostri adolescenti. Se non la smetti di andare vicino ai fornelli accesi, tu oggi non esci a giocare con i tuoi amichetti. Ti prendo il pallone e non te lo do per una settimana. Ma attraverso questa minaccia cosa entra anche nei nostri bambini? Il papà è cattivo. Cioè ci vuole, ma ci vuole un di più, perché altrimenti inesorabilmente affiora un fantasma di un Dio giusto giudice che tutto anch'esso rovina, se ci pensate, tutto rovina, perché tu fai le cose per paura, perché fin quando è tuo papà te la cavi, fin quando è tua mamma te la cavi. Ma quando hai a che fare con un Dio onnipotente, onnisciente e mistero, e sbagli, o meglio pecchi, temi effettivamente, come c'è scritto nella legge, che lui si abbatta con le sue disgrazie fino alla terza, alla quarta generazione. E i profeti tutti parlavano così. Se osserverete l'alleanza, Dio vi farà andare bene la vita, avrete questo paese dove scorre latte e miele. Ma se non vivrete, Dio vi castigherà se non vivrete l'alleanza in maniera fedele. E allora inizia a nascere quel volto di Dio che tanto ci spaventa, anche se magari non lo diciamo. Un Dio giusto giudice. E arriva Gesù. Arriva Gesù e dice: questa proiezione della vostra giustizia su Dio, che poi vi serve per vivere nella logica del merito, vedi Dio, io faccio tutto, adesso mi devi, Ecco, questa proiezione della tua giustizia su Dio ti rende la vita un inferno. Ti rende la vita un... Perché? Perché Dio non è così. Te lo sei inventato tu quel Dio e adesso lo temi.
o meglio, chi te l'ha fatto inventare? Il serpente antico. Il tentatore fa sempre questo meccanismo. Non è vero che Dio vi ha detto che non dovete mangiare di tutti i frutti del giardino? Uno gliene aveva detto di non mangiare. E gliel'aveva detto, dopo avergli messo tutto il giardino davanti, precisamente perché quell'uno vuol dire tutte le scelte cattive che ti fanno male, non andare in questa direzione. Come il papà che pedagogicamente dice: hai tutta la casa per giocare, proprio ai fornelli accesi ti devi avvicinare. E uno va proprio lì, ecco. Quindi il serpente antico ci ha inoculato questa immagine di un Dio rivale, di un Dio castigatore. E Gesù dice: non esiste quel Dio lì, non esiste. Dio, vuoi sapere chi è? È sempre soltanto buono. E te lo dico con le parabole, la parabola appunto del figlio il prodigo, della moneta smarrita, della pecorella perduta, del fariseo, del pubblicano, ma te lo dico con la vita. Quando mai Gesù di fronte a uno zoppo ha detto: guarda, tu sei buono, guarisci, prendi il tuo lettuccio e va a casa? Tu no, ti azzoppo anche l'altra gamba. Mai, non c'è mai una punizione di Gesù nei Vangeli. Fa sempre soltanto del bene e nei fatti rivela che Dio è esattamente questo, l'incondizionato. Ti vuole sempre bene senza mettere condizioni. L'incondizionatezza di Dio, non la condizionatezza della legge, se allora fondata sul ricatto, ma un Dio che riscatta sempre. Sei tu che ti stai facendo del male e il mio agire nei tuoi confronti da Dio, non da uomo, è riscattarti dal male, ciò che tu non sei capace a fare. Noi abbiamo le carceri piene e non siamo capaci in genere di riscattarne uno realmente. Escono e ne fanno peggio. E invece tutto l'agire di Dio è riscattare dal male, dal peccato. Perché? Perché Dio è papà o è mamma, è la stessa cosa. Un Dio padre che ama visceralmente come una madre. Ti ama non per quello che sei, ma perché lui è fedele, lui è amore, non può rinnegare se stesso. Tu puoi andare lontano da lui, ma lui è lì. Il figlio si alzò per tornare a casa, il padre era già sulla strada, che significa che anche nel peccato mortale lui è lì, da te. Sei tu che sei altrove, ma lui è lì. Questo dice quella parabola. E da dove lo vedi? Dalla croce. Nel momento in cui sotto la croce, ne abbiamo ragionato con Paolo, no? Nel momento in cui sotto la croce non ce n'è uno che è pentito, uno. Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. E Dio offre perdono. Con buona pace di Giovanni Battista e di tutti i profeti che inneggiavano a quella condizionatezza della legge: se non osservate la legge di Dio, Dio vi brucerà vivi. Già la falce posta alla radice della vostra vita, convertitevi altrimenti. Ecco, con buona pace di Giovanni Battista e di tutti gli altri, Dio, nel momento in cui gli uccidono il figlio, la persona a lui più cara, non ne fulmina uno. Capite? Se quel nostro ragionamento che ci abbiamo dentro, come dicevi, no? Della proiezione su Dio della nostra giustizia avesse dovuto funzionare, avrebbe dovuto funzionare proprio lì, sulla croce. Lì doveva bruciarne qualcuno.
gli hai toccato il figlio. Se l'immagine del Dio del serpente, l'alternativa all'uomo, il padre padrone che è geloso delle sue cose, la visione di Dio del serpente, fosse stata vera, sulla croce Dio ne avrebbe sistemati tanti. E invece non ne tocca uno. Capite? Vuol dire che c'è un'incondizionatezza dell'amore. Tu mi puoi disonorare, mi puoi, ma io continuo a volerti bene. Questo è il vero Dio, il Dio del perdono. E questo ci manda in crisi. E infatti Gesù raccontava delle parabole, le ultime, quelle più difficili, proprio per mettere in crisi. Ma com'è? Abbiamo lavorato tutto il giorno e ci dai lo stesso denaro che hai dato a questi che hanno lavorato un'ora sola. Traduci, Dio è ingiusto. E questa la... Se sta quell'immagine di un Dio retributore, Dio è ingiusto. E Gesù dice sì. È ingiusto, o meglio, non è giusto come lo pensate voi. Perché innanzitutto bisogna vedere cosa significa, appunto, quell'atteggiamento del dire io mi sono sacrificato tutta la vita, questo qui all'ultimo si è confessato, va in paradiso come me. E come immagini la vita sacrificata? E seconda cosa, Dio non è giusto alla nostra maniera, Dio è buono, che non vuol dire Dio è ingenuamente buono. Appunto, salva tutti. No, perché voi chiamate vostro sposo, la vostra sposa, i vostri... Sapete che l'amore è estremamente esigente. È molto più esigente della legge. Nella legge, vabbè, 632 comandamenti, quello che sono, come dicono i nostri fratelli ebrei, va bene, saranno anche tantissimi, saranno anche difficili, ma sono quelli. Finiti, sono a posto. Alla sera li faccio passare, sono a posto con te, Dio, il fariseo nella preghiera. In amore non si è mai a posto, lo sapete, lo sappiamo. In amore non si è mai a posto. E quando si inizia a ragionare così, vuol dire che il litigio è dietro l'angolo. Ho lavorato 8 ore, i piatti tocca a te. Ecco, quando si inizia con quella logica della condizionatezza, si rovina tutto. Perché ce l'abbiamo dentro quel senso di giustizia, che è anche buono per certi versi, no? Ce l'abbiamo dentro perché di solito quando le cose funzionano sulla faccia della terra, sono all'insegna quando funzionano. Dell'unicuique sum, cioè a ciascuno il suo. Ho lavorato 8 ore, mi spetta questo salario, punto. È vero. Ma nelle cose più belle e più grandi della vita, che ci tengono vivi, questa logica non tiene. Tiene per altre cose. Una mamma non dice al suo neonato, ma adesso ti allatto perché da qui a un po' di anni io sarò vecchietta e tu mi aiuterai. Ma che mamma è quella? Non si ama a condizione. Si ama esattamente per quello che si è. E tanto più Dio. Allora ecco, e concludo, ecco l'immagine dell'adultera perdonata. Va e non peccare più. Non ha detto, facciamo finta che non avessi peccato. No, no, è meschino quello che hai fatto. È meschino. Va e non peccare più. Quindi c'è la verità della cosa detta nella carità. Le vuole bene, ma le dice che lei ha peccato. Ma appunto, ecco l'amore dell'Abba, del papà, come lo chiamava Gesù. Io ti do un'altra chance. Che lei avesse peccato lo sapeva benissimo.
e per quello che aveva fatto, e perché era stata presa in flagrante, e perché in quel momento lì stava rischiando la vita, quindi sapeva di essere una peccatrice, non c'era bisogno di sentirselo dire per l'ennesima volta. Chissà quanti gliel'avevano urlato trascinandola lì. Cosa non sapeva? Non sapeva se Dio le avrebbe ancora dato una chance, se Dio era pronto a trattarla ancora da essere umano, di più, da figlia. Ed ecco che Gesù, con quel neanch'io ti condanno, ma va e non peccare più, da un lato le ricorda che il peccato è stato fatto, dall'altra parte la riabilita, la riscatta, ecco qui, la riscatta come donna, come moglie e forse anche come madre. Le ridà la dignità che lei stessa si era ferita facendo quel peccato. Questo è Dio, un Dio che riscatta attraverso il perdono, riabilitando la libertà. Questo è Dio, questo è il nostro Dio, che non significa appunto un Dio buonista, tanto l'inferno è vuoto, tanto frasi così, non lasciano il tempo che trovo. No. L'amore è estremamente esigente, ma io sono sicuro al 100% che quella donna non ha più peccato di adulterio. Perché? Perché ha fatto l'esperienza graziosa di essere riavvolta dall'amore che sempre l'aveva preceduta, anche nel momento del peccato, anche nel momento della redenzione. E questo fa cambiare vita.